Tesla. Abbiamo fatto una sperimentazione, se dovessero esserci delle giornate piovose ad agosto, perché non ha nessuna coibenza termica, ha solo la funzionalità di proteggere dall'acqua. Abbiamo fatto delle prove sul campo, il capo è piaciuto tantissimo e poi purtroppo quelle che sono le procedure di acquisto hanno impedito di portare avanti con successo il nostro prodotto. Adesso stiamo vedendo quello che possiamo fare perché voi possiate riottenere questo prodotto che è stato sperimentato in tutta Italia, ripeto, ha avuto da tutti i vostri colleghi, perché ne sono stati distribuiti un centinaio, un 200 capi, perché la gente potesse provarlo e potesse darci un feedback sul prodotto se poteva andare bene. E il feedback è stato assolutamente positivo. La gara che ne è conseguita non è andata bene, adesso vediamo che cosa possiamo fare perché possiate avere questo prodotto. Grazie anche a Lucio. Il campo è veramente interessante, credo sia unico nel suo genere a livello mondiale, però purtroppo, diciamocelo con schiettezza, non è recepito per bene dall'amministrazione. Comunque i vertici in questo senso ci hanno inteso. Anzi, c'era poco prima della sua dipartita il capo della polizia Manganelli che aveva dato proprio il suo Lo assenso, ricordo. dice così voglio che sia vestita la polizia. Lo ricordo quel giorno, ero a Roma anch'io ed è stato presentato il capo a Manganelli e c'era grande entusiasmo allora, poi dopo tante cose sono cambiate, ma siamo sulla strada Speriamo, del dai, che ci ritorno. sia. Mario, Anche grazie. grazie a grandi confezionisti come È il dottor. confezionista, grazie anche a lui. Mario, grazie di cuore, grazie alla tua Buon azienda, lavoro. grazie da parte dei colleghi e speriamo che a breve o quantomeno per il futuro ci possa vestire con la tua Buon cosa. lavoro e grazie del E servizio che per fate a tutti noi. Oh, grazie. Segretario nazionale, inizio da sotto, per fare una cosa un po' con un po' di pathos, così. Indovinate chi può essere un segretario nazionale? Io direi un vattone Mario. E per un vattone c'è anche uno spollone, perché guai se no. Ma c'è anche un immarcescibile Bognani, Sergio, che è oramai. Bene, ma tutti quanti questi senza un pianese Domenico non potrebbero fare del loro meglio. Qua abbiamo il nostro amato, poi per ultimo, ma non ultimo perché è primo, inter pares, ma è il segretario generale. No, Pares, Pares, ma non è così. È lui il capo indiscusso ed è il nostro Franco Maccari. Qualche cosa lo devi dire perché. Bene, come si dice in tutte le famiglie, tanto amore verrà punito. Dopo finalmente, fino alle 3, alle 4, ci intratterrà sui massimi sistemi del sindacato prossimo futuro. Bene, la presidenza invece, l'ufficio di presidenza. Io direi che è meglio che lo legge il segretario generale, Sì, perché è coinvolto una persona che non lo sapeva e quindi si propone come vicepresidenti Tozzi Antonio. Si propone come vicepresidente, la riconferma lo storico e fondatore del sindacalismo polizia Fioriti Carmine. E come avete detto voi, per ultimo e non per ultimo, ma non ultimo, il nostro presidente Marcello Labella.
Intanto devo mettere questa. Dove sono i napoletani? Eccoli. Guarda che l'ho portata, eh. Ma non si legava molto, però, quindi l'ho portata apposta. No, no, è bellissima, ma con rosa faccio fatica a righe, questa è a pallini, quindi la metterò volentieri, eh? Stasera. E io riesco ancora a emozionarmi, non so voi, ma io ci riesco. E vi ringrazio di quello di prima, insomma. Abbiamo anche insomma, alla fine abbiamo scherzato a nonno, insomma, cose serie, abbiamo sofferto di tanti mesi, tanti anni, insomma, le fotografie sono appese che abbiamo buttato lì, in realtà non le abbiamo scelte, le abbiamo prese così, infatti c'è anche qualcuno che se n'è andato, mi hanno detto, nelle fotografie, così giochiamo a freccette. Insomma, ci hanno portato a questo congresso con difficoltà sicuramente anche economiche, ma difficoltà di struttura, difficoltà di cammino, difficoltà di sito, difficoltà di trasmissione, però noi ce l'abbiamo fatta comunque. L'orgoglio mio, se mi consentite, è quello di avere una segreteria davvero eccezionale, un gruppo che è difficile trovare, che l'ho sentito subito caloroso e fermo, soprattutto nel momento più drammatico, credo, di questi 5 anni, che è stato il 27 marzo, in cui davvero il mondo è crollato in 4 ore, per quanto mi riguarda e per quanto riguarda il SAP, non solo perché ci ha attaccato, soprattutto il primo, con Montebove, sempre per in diretta, perché stiamo valutando anche questo per denunciare, ma anche il SURP, non ci ha lasciato spazio subito, il sindacato più importante della polizia che aspira a buttare subito fango per cercare di guadagnare qualcosa. Noi abbiamo saputo resistere, come diceva Giuseppe.